Si avvisano i gentili telespettatori che il servizio sulla Flop 10 è pronto alla messa in onda. La visione presenta controindicazioni quali la sensazione di stupore, il senso di inadeguatezza e il forte disamoramento verso il gioco del calcio. Si avvisano altresì i telespettatori che alcuni dei protagonisti di questo servizio si sono già dati all'ippica. Si consiglia la visione ad un solo pubblico adulto. Gentili telespettatori, mettetevi pure comodi. La redazione della Dura Legge del Gol vi augura una buona visione e vi ricorda che non si accettano segnalazioni per disturbo della psiche pubblica. Al numero 10 della Flop 10 di questo mese, gennaio, del vecchio fratello di Marco, credo. Giocatore ex Perugia, ex Lecce. Sì, anche ex giocatore, visto che prende la palla di mano e c'era Bonazzoli dietro. Eh sì, si fa anche espellere, forse credeva di stare a giocare a pallavolo. Numero 9 della Flop 10, Manninger, il portierone del Siena. Grande Manninger, si fa passare la palla sotto la pancia. Portiere che fece intravedere grandissime cose nella stagione 97-98 con l'Arsenal di Arsène Wenger, che vinse la Premier League. Sì, poi le ha perse tutte queste fantastiche cose, il primo gol di Okaka in Serie A. Numero 8, Patrick Vieira. Anche lui con Manninger nell'Arsenal, campione 97-98. Questo non lo può sbagliare. L'ha sbagliato. Questo l'ha sbagliato. La cicca alla grande, Patrick Vieira. Numero 7, Cudini dell'Ascoli, il capitano. Con un passato anche nel Toro. Sì, ma la poteva buttare fuori. Stava, c'aveva 100 metri di distanza dal suo difensore. Poteva ammazzare tre piccioni in tribuna, non l'ha fatto. Vento la ringrazia, la mette alle spalle del portiere. C'era anche una fava dietro. Numero 6 della Flop 10, Muzzi del Torino, un'azione fantastica e sull'assist di Stellone lui ce la può fare, ce la fa. Troppo cattivi nei confronti di Muzzi, ricordate che fece un grandissimo gol di rovesciata contro il Beşiktaş in Champions League. Batti e ribatti, la difesa non sa come buttarla fuori, ci pensa Muzzi. Numero 5, Pantanelli, il portierone del Catania. Lezione di stile qui, guardate come la prende. Terzo portiere dell'Inter della stagione 95-96. Eh sì, si butta proprio bene, peccato che la palla entra in rete. Strano che facesse il terzo, e meritava un posto da titolare quest'uomo. Numero 4, Devezze del Messina. Lezione di contropiede, ce la fa, è solo il pallonetto. Dai, Devezze! Giocatore cresciò nella primavera della Roma. Sì, poi si è perso, credo, Devezze. È diventato dell'autunno adesso, forse dell'inverno. Si incavola come una biscia di Napoli. Numero 3, Esposito del Cagliari. Lui era nel mirino della Roma quest'estate. Grande giocatore. Nel mirino della Roma e anche nel mirino del Napoli in passato, visto il suo tifo per la compagine partenopea. Meno male che è rimasto a Cagliari. Proprio il fiuto del gol, è un rapace lì all'interno sì, dell'area piccola. Credo che sia un cane di ara corta. Al numero 2, Guglielmone Stendardo, cane d'aria breve anche lui, Insieme al generale del Vecchio nel Perugia di Stefano Colantuono. Grande, il cane d'aria breve, lui più che altro si è dato all'ippica da giovane. Sì, ho capito, da un colpo da sotto a porta vuota uccide quattro piccioni in curva, poverini, non se lo merita. Al numero 1 in assoluto, il più flop di tutti, il floppone del mese, Aiardi, il portierone del Palermo. Dopo l'ottima prestazione con la Lazio c'era addirittura chi lo aveva paragonato a Gianluigi Buffon. Sì, Gianluigi Buffon, dopo che ha visto le immagini, ha messo seriamente in pericolo la sua convocazione nazionale, sì, credo. Sì, anche Sporto querela contro questi intelligentoni. Sembrava Yashin contro la Lazio, ma cosa ha fatto qui? Lo stop di petto, Aiardi.